operiamo negli ambiti tradizionali di facility management in cui opera il CNS, quindi dalle pulizie, manutenzione del verde, ma diciamo abbiamo particolare attenzione a tutti quegli aspetti che possono portare maggiore efficienza e un risparmio alle pubbliche amministrazioni, soprattutto in questo periodo in ambito sanitario. Quindi siamo diciamo, allo studio di progetti che, dove c'è un mix tra tecnologia ed efficienza che possono che sono determinanti per il futuro e possono portare dei vantaggi di risparmio alla pubblica amministrazione. Il consorzio innanzitutto credo che sia importantissimo per tutte le consorziate perché diciamo, ci sono dei vantaggi che sono in dubbio vantaggi tangibili e intangibili, quindi vantaggi tangibili come per esempio i requisiti di partecipazione a una gara piuttosto che avere la possibilità di avere dei commerciali responsabili di area che hanno una visione commerciale importantissima con un background rilevante e che le cooperative non sarebbero in grado di trattenere, ma ci sono degli aspetti intangibili che secondo me sono ancora più importanti, quindi come il fatto di essere a contatto con un grosso player di mercato fa sì che si possano conoscere in anticipo le tendenze e le evoluzioni e strutturarsi di conseguenza, e inoltre anche sfruttare il network e la rete che, diciamo, che mette a disposizione il CNS, quindi io mi aspetto per il futuro anche la luce dei ragionamenti che oggi sono emersi, maggiore investimento su ricerca e innovazione, quindi ricerca su nuovi settori, nuovi servizi, innovazione e soprattutto ascoltare le cooperative, le idee che le cooperative hanno e provare a realizzarle, quindi mettere a disposizione anche le competenze interne del CNS.